è stata sequestrata dal marito e dai suoi suoceri. Mira lo que le hace la mijita. No, es una locura, es una mentira, es una mentira. Puede ser, no sé, es que ahí está coludida la vecina. La vecina le ha estado instigando, diciéndole deja ese tipo. Viera Rivera era stata picchiata dai suoceri e violentata dal marito in Perù. E per chiedere aiuto aveva dovuto lanciare dalla finestra dei foglietti di carta. Questa donna cilena aveva sperimentato un autentico calvario a causa dei suoi suoceri. Purtroppo per ben 4 anni, vivendo come una vera prigioniera in un appartamento. Non aveva subito soltanto gravi abusi, ma era rimasta anche incinta. Aveva partorito una figlia ed era sopravvissuta ad un aborto in condizioni disumane. In questi 4 anni di tortura è riuscita comunque a sopravvivere a casa dei suoi suoceri, un luogo fatto di violenze fisiche, psicologiche ed economiche. Un caso di violenza di genere sconvolgente che ha unito tristemente sia il Perù che il Cile. Viera Rivera Salazar si era trasferita con il marito e i genitori di quest'ultimo in una città di nome Chiclayo, nella parte nord-orientale del Perù, senza immaginare che lì avrebbe avuto inizio una storia dell'orrore. Mi trattava come se valessi poco, come una stupida deficiente, buona a nulla. E come se ciò non bastasse, Viera era completamente isolata dal mondo, visto che non aveva nemmeno il suo cellulare e nessuno la conosceva nella città di Chiclayo. La donna era rinchiusa permanentemente in una stanza e si nutriva di quel poco che le veniva lasciato sull'uscio della porta. L'incubo, inoltre, includeva anche pesanti e detestabili offese e violenze fisiche da parte del padre di suo marito. Non ho mai risposto né a mio suocero né a mio marito, perché avevo paura di loro. Avevo paura che mio suocero mi potesse aggredire, visto che in precedenza l'aveva già fatto 2 volte. La prima aggressione è avvenuta il 13 febbraio del 2020, mentre mi trovavo con mia figlia nella stanza. In quel momento sono entrati i miei suoceri. Io ero riuscita ad impossessarmi di un tablet. Stavo cercando di mettermi in contatto con mia sorella Fatima attraverso Messenger. Le stavo chiedendo aiuto per poter tornare nel mio paese di origine. E mio suocero Julio Armas mi ha detto: "Adesso ti ho beccata, puttana!" Mi ha tolto il tablet e in quel momento è arrivata anche mia suocera e lui mi ha sferrato un pugno sulla testa, approfittando della situazione per portarsi via mia figlia. Ma la discesa nell'inferno non era ancora giunta al termine. Il colpo finale è arrivato quando Viera ha dato alla luce la sua primogenita, Paris, prigioniera in una camera. Se questa guerriera ha avuto la forza di non arrendersi, è stato soltanto grazie alla figlia. Doveva recuperare la propria libertà e quella del suo angioletto. Ad ogni costo. Cercava di mandare messaggi in codice alla sua famiglia, chiedeva aiuto alle vicine, lasciava persino dei messaggi scritti dalla finestra, chiedendo disperatamente di essere salvata. Anche se la comunicazione con i suoi familiari era breve e sempre sorvegliata, loro dal Cile sapevano che c'era qualcosa che non andava. A volte le passava il telefono per che si potesse comunicare conmigo, perché le quitaron il telefono, ella non poteva comunicarsi direttamente con noi. La procura peruviana aveva già ricevuto denunce in merito, ma è stato un aggravamento delle condizioni di salute di questa giovane madre ad aver spinto la polizia ad agire e a salvarla. E in tutto ciò, la testimonianza di una delle vicine di casa è stata di fondamentale importanza. Il temor di ella era: te vas tu, pero me dejas a la niña. Il fatto è che Viera non stava vivendo una bella storia d'amore come immaginava la sua famiglia. Giorgio Armas, di origini peruviane, era entrato nella sua vita attraverso Facebook. Dopo un breve fidanzamento, la coppia si era decisa a convolare a nozze in Cile. La cerimonia aveva avuto luogo a Traiguén, la città in cui questa donna era nata, e dopo qualche giorno entrambi si erano già trasferiti a Chiclayo, in Perù. Qui Giorgio era conosciuto come conduttore televisivo e inoltre dava lezioni di arti marziali. Ma quel che lei non sapeva è che nelle mani di questo individuo e dei suoi suoceri avrebbe trovato soltanto orrore. Infatti, in men che non si dica, avevano già cominciato a maltrattarla. Una volta mio suocero Julio Armas mi ha colpito alla testa. Io l'avevo guardato storto perché aveva sgridato mia figlia che stava piangendo. Come immaginabile, la vicenda di questa povera madre ha scosso sia i cileni che i peruviani. La situazione nella quale Viera viveva non era un segreto nel quartiere, anche se in molti non la conoscevano. Attraverso quelle poche interazioni che aveva avuto con alcune donne che vivevano lì vicino, si poteva intuire che ci fosse qualcosa di strano. In questa tragica situazione di prigionia forzata, aveva persino scoperto di essere incinta per la seconda volta, ma la gravidanza non sarebbe mai giunta alla sua fine, interrompendosi spontaneamente dopo soli 3 mesi dal concepimento. Eppure, la libertà era vicina. Infatti la cilena era riuscita ad ottenere un numero telefonico per la protezione delle donne in Perù e in un atto di disperazione per salvarsi l'aveva scritto su un fogliettino per poi lanciarlo dalla finestra. Ma è stato un evento in particolare a salvarla. Il giorno dell'aborto le sue perdite di sangue erano state così copiose che i suoi sequestratori si erano visti obbligati a portarla in ospedale. E così una delle vicine, vedendola insanguinata e svenuta, ha avuto il coraggio di denunciare la situazione alla quale aveva assistito. La denuncia ha fatto sì che dopo tanto tempo la procura prendesse in considerazione tutti gli antecedenti del
caso. La polizia ha subito perquisito la casa della famiglia Armas e lì si è imbattuta in un'immagine allarmante. Viera ormai non era più l'esuberante donna piena di vita che descrivevano amici e familiari. Dimagrita, in stato confusionale, disorientata, è così che è stata ritrovata. Una donna un tempo forte, grintosa, indipendente, viaggiatrice, che purtroppo non era più la stessa. I suoceri avevano persino impedito alle forze dell'ordine di portarla via di casa assieme alla figlia, ma nessuno sarebbe stato disposto ad andare via senza di loro. I giorni successivi alla liberazione sono stati pieni di contraddizioni. Giorgio Armas, infatti, aveva rilasciato varie testimonianze molto confusionarie che, invece di chiarire la vicenda, confermavano sempre più la sua posizione di sequestratore. Es una mentira, puede ser, no sé, es que ahí está coludida la vecina. La vecina le ha estado instigando, diciéndole deja a ese tipo, que me deje, que ella le pasó lo mismo porque tuvo problemas con su esposo, que no se sentía cómoda, salió, o sea, es una locura. Y como les vuelvo a decir, soy un secuestrador libre. Perché la fiscalia non tiene prove. La teoria di innocenza di Giorgio è caduta del tutto nel momento in cui la dichiarazione rilasciata dalla vittima alla procura è diventata nota a tutti. La gente era rimasta praticamente senza parole dinanzi a tutta quella moltitudine di aberrazioni. Sia nelle dichiarazioni di Viera che nei commenti che alcune donne del quartiere avevano rilasciato ai media, era molto evidente lo strano affetto che i suoceri della cilena nutrivano nei confronti della nipotina, la piccola Peris, obbligandola a chiamarli mamma e papà. Persino nel programma televisivo di Giorgio, la bimba veniva presentata senza il cognome della madre. Così facendo, la famiglia Armas voleva appropriarsi di lei, togliendole anche la libertà. Mira lo che le hace la mijita! Il modo in cui questa strana famiglia ha cercato di avere il controllo sulla vita di Viera è stato impressionante, visto che non solo la tenevano segregata in casa lontano dai suoi cari, ma come se non bastasse, le avevano persino negato le dovute attenzioni mediche al momento dell'aborto. Allo stesso tempo, impedivano alla piccina di 3 anni di interagire con altri bimbi, provocando in lei un ritardo del linguaggio. Questa coraggiosa madre eroina ha dovuto sopportare ogni sorpruso pur di non essere separata dalla figlia, ed infine è riuscita ad ottenere la libertà lasciando un bigliettino nel tentativo di essere salvata, anche se il marito ha continuato ad infliggerle ulteriori pene denunciandola per calunnia, dicendo che lei gli avrebbe strappato via la figlia. Oggi Viera Rivera e la sua bambina hanno finalmente la protezione che meritano, lontano da questi mostri che le avevano sequestrate senza pudore, e sono in attesa del processo giudiziario per poi aprire un nuovo capitolo della loro vita e godersi la libertà che avrebbero sempre dovuto avere.